Per quale motivo l'immigrazione, cioè la causa dell'immigrazione, la causa degli spostamenti, che gli immigranti partono dal loro paese? La causa c'è sempre la guerra che per interessi economici, interessi geopolitica, ecco che si sono costrette l'immigrante di partire. Anch'io ero in Afghanistan. Avevo 8 anni, ho perso i miei genitori sotto i bombardamenti. Un giorno il mio fratello ha deciso di partire dall'Afghanistan. Avevo 8 anni, non lo sapevo dove dovevo andare. Io chiedevo perché dobbiamo andare via? Io non voglio andare via, sono un ragazzino, sono piccolo. Mio fratello spesso mi diceva che dobbiamo andare via, noi siamo come uccelli liberi, possiamo andare ovunque vogliamo noi. È un viaggio che è durato 5 anni. Dell'Afghanistan, Pakistan, l'Iran, Turchia, Grecia, l'Italia. E durante quel viaggio abbiamo visto di tutto, delle torture, delle sofferenze, perché avevamo dei sogni. Se uno ha dei sogni, deve essere come un leone affamato, non deve mai fermarsi. Anche così. Immigranti che si spostano perché hanno dei sogni, vogliono cercare, vogliono realizzare una vita dignitosa, scappano dalla guerra, sotto dei bombardamenti. Oggi io auguro che, spero che un giorno festeggeremo questa giornata mondiale dei rifugiati senza discriminazione, senza barriere, senza frontiere, come oggi noi, durante questo coronavirus. Obiettivo di tutto il mondo combattere solo un nemico. Cos'è questo nemico? È coronavirus. Spero che un giorno insieme collaborano tutti i paesi insieme per la pace, senza frontiere, senza discriminazione. Questo è il mio sogno, il mio augurio per questo mondo. Ecco, tutte quelle storie che anche adesso non posso raccontare tutta la mia storia, ho pubblicato su questo libro I ragazzi hanno grandi sogni. Infatti, anche dietro della copertina ho scritto che una cosa nella vita ho imparato, che niente è uguale. Non è uguale studiare o non studiare, rubare o non rubare, delinquere o non delinquere. E anche se uno è partito indietro come me, non è scritto da nessuna parte che debba arrivare ultima. Grazie.